Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in quello che in teoria potrebbe essere l'ultimo episodio. La scorsa puntata abbiamo completato tutte le storie secondarie e ne è apparsa una, Pari. Perché dico che le abbiamo completate tutte? Perché nella sezione immagini abbiamo sbloccato questa immagine che dice hai completato tutte le storie secondarie. Quindi in teoria quello è una chiusura pari, quindi non lo so, vediamo. Però abbiamo ricevuto un messaggio in posta. Sono abbastanza sicuro che l'altra volta non c'era. Quindi o sono stato stupido io che non l'ho visto o non c'era proprio. Dati binari della MV2. Ho fatto qualche progresso con la MV2. Non vi esaltate troppo, è ancora impossibile creare un qualsiasi tipo di connessione stabile. Ma ho pensato di usare alcune routine di analisi dei pattern per fare un dump della memoria e cercare di estrarre dei dati digitali della MV. Non volevo monopolizzare il server per un semplice sospetto, ma i risultati preliminari indicano la presenza di sistemi informatici binari. Perciò la prossima settimana voglio prenotare 3 giorni completi di server per isolare i pezzi di memoria che sembrano dati binari. Se tutto va bene, troveremo sicuramente un po' di testo codificato e un primo assaggio di MV2. Non badate a me però, continuate a scatenarvi sulla MV1, spero di avere presto altre notizie. Sono tutte cose che sì. Ci danno informazioni, ma che nel concreto non ci danno nulla a noi come giocatori. Sono tutte cose che bene o male ci serviranno in un futuro, ma che ora come ora non ci portano a nulla. Quindi, storia secondaria, ultima, in teoria storia secondaria, pari. Vuoi iniziare la storia secondaria? Vai! Ok, gente, oggi ci prenderemo una pausa dalle nostre solite attività. Siccome si comincia a parlare del festival, forse sarebbe un buon momento per riflettere sulla direzione generale del club. Ci potrebbe aiutare a decidere cosa fare per il festival, no? Ah, io e Sayori abbiamo già messo a punto un piano fantastico. Davvero, per il festival, intendi? Esatto, il piano è questo, ascolta. Tu e Yuri andrete a informarvi in anticipo sui club e sui corsi che stanno organizzando i chioschi di Cibarie. Poi prenderemo una mappa e troveremo il percorso più veloce per visitarli tutti o quasi, prima che si formino delle code troppo lunghe. Ehi, ma questo non c'entra niente col club. Aspetta, fammi finire. Va bene, dai, continua. Ok, quindi in pratica prendiamo tutto il cibo che possiamo, poi torniamo qui e ce lo mangiamo tutto assieme. Tutto qui. Wow, mi sono fatta fregare 2 volte. Oh no. Boh, non cominciare a criticare, tanto non è che tu abbia idee migliori. Guarda, perfino Yuri ci stava pensando su. Non è vero, preferirei decisamente fare qualcosa a tema letterario. Possiamo mangiare insieme quando vogliamo, il festival invece è un'occasione unica. E poi è da molto che non vediamo nuove persone interessate al club. Io ho un amico, è il mio vicino di casa. Pensavo la stessa cosa, potremmo davvero mostrare lo spirito del club letterario. Sapete che vi dico? Che possiamo fare entrambe le cose, troveremo il tempo sia per il nostro piano che per organizzare un evento pubblico. Ah, sì, che bello! Stavo solo scherzando, però è un'ottima idea. Beh, mi fa piacere che abbiamo risolto. Penso che la domanda da porsi sia: qual è il tipo di evento migliore per mostrare tutto quello che il club letterario ha da offrire? Difficile da dirsi, ognuno ci troverà qualcosa di diverso. Ok, sentite questa. Parliamo a turno di quello che il club ci ha dato finora. Così magari riusciremo a capire quale immagine vogliamo costruirci. Buona idea! Mi vergogno troppo. Ma potresti parlare di tantissime cose. È proprio questo il motivo. E sono sicura che Natsuki è d'accordo con me. Sì, può darsi, ma non è che volessi oppormi alla cosa. Cioè, siamo il club letterario, parliamo insieme di varie cose, no? L'unico modo per sentirsi a proprio agio nel farlo è stringere i denti e buttarsi. Oh, non hai tutti i torti. Scusa se mi sono opposta all'idea. Non è una bella cosa di dire a qualcuno di stringere i denti, perché è come sminuire i suoi sentimenti. Hai ragione, mi dispiace, è un vizio che mi devo togliere. Comunque sia, chi vuole cominciare? Io! In fondo sono stata la prima ad entrare nel club. Quella mi sa che sono io. No, voglio cominciare io. Va bene, puoi cominciare tu, ma non mi offendo. E vai!
Allora, oddio, sembra passato un secolo. Credo di essere entrata nel club perché volevo divertirmi e condividere le poesie con gli altri. Mi sembrava un modo sicuro per esprimermi. Cioè, insomma, se è solo una poesia, la posso condividere senza paura di scaricare i miei problemi sulle spalle degli altri. E ho pensato che sarebbe stato un ottimo modo per conoscere persone nuove. Quindi sono rimasta sorpresa quando sono entrata e ci ho trovato solo Monica. Oh no, e stava dormendo, peraltro. Non me lo ricordare, oddio. Già, però trovavo divertentissimo aiutare a fondare un nuovo club, soprattutto perché scrivere mi aiuta un sacco e volevo che fossero utili anche agli altri. Ma alla fine sono stata io a trovare l'ispirazione, perché mi ricordo di aver pensato che Monica era una ragazza dolcissima e molto matura a cui potevo confidare tutto. Avere qualcuno che conosceva i miei lati negativi mi ha fatto sentire molto meno sola. E a quel punto ho capito che il club letterario sarebbe diventato un posto speciale per tante persone. Sì, ho pensato anche io le stesse cose. È stato importantissimo per dare al club una filosofia più coesa. Già, e poi è arrivata Yuri, ma era molto diversa da noi. Lo stesso vale per Natsuki. Credo che nel caso di Yuri abbia aiutato il fatto che sono stata io a prendere l'iniziativa prima che lei riuscisse ad aprirsi un po'. Natsuki invece era all'inverso, nel senso che non era pronta ad avvicinarsi molto a qualcuno in poco tempo. Non ho mai riflettuto davvero su queste cose. Mi sembra di riuscire a capire meglio le diverse esigenze di ogni persona. E questo mi rende molto felice perché le mie amiche sono la cosa più importante che ho e voglio aiutare allo stesso modo qualunque nuovo membro dovesse arrivare. Se non fosse stato per te, non so se avrei continuato a frequentare il club. Davvero? So che non è passato molto tempo, ma se ripenso a come mi comportavo, mi sento male. Ero così stretta di vedute. Sono venuta qui con l'unico scopo di trovare altri appassionati di fantasy. Credo che quella fosse la mia idea di amicizia. E mi ricordo che mi sentivo a disagio perché io e te abbiamo un'energia molto diversa. Avevo un'idea precisissima del tipo di persona di cui potevo essere amica e quando Sayori si impegnava tanto per cercare di conoscermi, mi sembrava di sprecare il suo tempo. Credo che fosse ingenuo da parte mia dare per scontato che avere gli stessi interessi fosse fondamentale per essere amici. Sayori e io siamo diventate amiche perché lei pensava sempre ai bisogni degli altri. Io non ne ero capace, anzi, non mi era proprio mai passato per la testa. Ma grazie a questo sono rimasta nel club e ho cominciato a impegnarmi per capire meglio gli altri. In questo senso non ti sei veramente risparmiata, sono rimasta molto colpita. Beh, ho sempre odiato il fatto di non sapermi comportare come una persona che piace agli altri, come fate voi. E grazie a questo ho passato tanto tempo a riflettere sul mio comportamento e su tutte le cose sbagliate che dicevo. Ma in tutto quel tempo avrei dovuto pensare agli altri, non a me stessa. Quando ho cominciato a farlo, sono riuscita a farmi degli amici, tutti quanti. E poi ho scoperto che a volte comunico meglio quando mi prendo i miei tempi e scrivo anziché parlare. È strano, le cose sono andate in modo molto diverso da quello che mi aspettavo, però sono contenta. Immagino che non sempre sappiamo quello di cui abbiamo davvero bisogno. Oddio, sei così graziosa che mi viene da vomitare. Che schifo. Ok, per favore, non farlo, Sayori. E comunque, non sono graziosa. Che fai? Mi togli le parole di bocca? Oh, beh, nel mio caso è vero, quindi... Ma che dici? Niente. Io ho finito, quindi ora tocca a qualcun'altra. Il mio cuore! Respira profondamente, Sayori. Ok, va bene, vado io. Aiuto, sto morendo! Yuri, non posso credere che prima ti lamenti di queste idee e poi finisci comunque a parlare prima di me. Quanto sei vanitosa! Faccio solo come ha detto Sayori, era il modo migliore per togliersi il pensiero. E comunque hai scordato la cosa più importante che trovi in questo club. Davvero? Già, una fornitura regolare di tutti i cupcake preferiti. Oh no, me ne sono dimenticata anch'io. Ho tradito la regia di cupcake. Non perdono nessuna di voi due. Mi sa che la prossima volta Monica sarà l'unica ad avere i cupcake. No! Non posso mangiare così tanti cupcake. Già, è vero, solo Yuri ci riesce. Ehi! Beh, comunque, sto solo rimandando il mio discorso. È un po' difficile parlare di queste cose, ma penso di poter riassumere tutto dicendo che la mia situazione psicologica è molto migliorata da quando sono entrata nel club. E questo perché mi avete aiutato a capire che fuori dal club frequentavo delle amicizie tossiche. Sinceramente è stato molto doloroso dover tagliare i ponti. Se ci ripenso mi fa ancora male. Mi dispiace, Natsuki.
Non fa niente, sapevo che era giusto così e avete ragione. Credo che per me il punto siano le emozioni. A forza di essere presa in giro per le mie emozioni, mi ero convinta che fosse meglio ignorarle. Ci ho messo un'eternità a capire che semplicemente non funzionava. E penso sia stato merito vostro, perché avete rispettato le mie emozioni anche quando mi comportavo da grandissima stronza. Mi dispiace tanto di essermi comportata così male con tutti. Sono stata veramente una... La voce di Natsuki s'incrina leggermente. Ti vogliamo bene, Natsuki. È solo che detesto quello che sono stata. Avete fatto tanto per me e non ho mai ricambiato. Non è vero, hai portato i cupcake. Natsuki, hai fatto molto più di quanto pensi. Senza di te questo club non sarebbe lo stesso, dico sul serio. Ricordi quanto ero prevenuta la prima volta che sei venuta qui? Non potevo concepire un club letterario diverso dalla mia idea. Per me era più importante che darti un'occasione per essere felice. Mi ha insegnato che qualunque cosa renda felice qualcuno merita rispetto. Grazie a te ho addirittura imparato a suonare il pianoforte. Significa tantissimo per me. Perciò non essere così severa con te stessa. È vero, mi ero dimenticato della sottotrama del pianoforte. Quindi in questo capitolo sentiremo la canzone completa con le parole, forse? Ok. Natsuki si asciuga gli occhi. Hai aiutato tantissimo anche me. È divertentissimo stare in compagnia. E grazie a te sono diventata una persona migliore. Avere un problema non ti rende una persona fastidiosa o troppo esigente. Significa che qualcosa deve migliorare per te. E tu meriti che accada, sempre. Sono d'accordo. Vedere che tutte noi condividiamo le stesse difficoltà ha migliorato anche me come persona. Non vorrei cambiare niente dei momenti che abbiamo passato qui. E penso che lo stesso valga per le altre. Scusate se ho fatto il solito melodramma. Ho detto tutto quello che volevo. Quindi ora può parlare Monica. Non ti devi scusare. Tanto era una cosa di cui volevo parlare, perché per me ha fatto una differenza enorme. Sono sempre stata una perfezionista che non si è mai presa il disturbo di credere negli altri. Ma tutti continuavano a smentirmi. Ho fatto più volte l'errore di credere che le mie decisioni fossero migliori per tutti, oppure che fossi necessaria per risolvere i problemi altrui. Ma ho capito che un vero leader deve riconoscere i propri limiti e come sia meglio guidare gli altri piuttosto che fare tutto da sé. Effettivamente, siamo tutti brave persone e tutti valiamo allo stesso modo. Penso che questa sia la cosa più importante che ho trovato nel club, rendermi conto di cosa significhi realmente. Sayori, cosa fai? Niente, ho pensato che dovremmo appuntarci alcune cose che diciamo, gli aspetti del club che sono più preziosi per noi. Gesso alla mano, Sayori scrive sulla lavagna la parola fiducia. Questo perché mi avete dimostrato che potevo farvi conoscere ogni cosa di me, non solo i lati positivi. All'improvviso anche Yuri prende un gesso. Ecco, lo sapevo. Scrive comprensione, scrive tutti i titoli che abbiamo visto. Io sono grato a tutti quelli che si sono sforzati di capirmi, nonostante la mia difficoltà di esprimermi. In questo caso, Monica prende a sua volta un gesso e scrive la parola rispetto. Mi ritenevo una persona rispettosa, ma questo club mi ha aperto gli occhi su un sacco di cose e grazie a questo sono migliorata. Ne ho un'altra! Sayori scrive la parola equilibrio. A volte le persone cercano le cose diverse in un'amicizia e hanno bisogno di tempo prima di essere pronte ad approfondirla. Quindi è importante mantenere un equilibrio tra se stessi e l'altro. Ora che ci penso, Yuri scrive riflessione. Sono sempre stata riflessiva, ma per la gran parte non facevo che odiarmi per tutti gli sbagli che credevo di fare. Adesso arriva Natsuki e scrive amor proprio. Quando ho cominciato a riflettere sugli altri e non solo su me stessa, per me sono cambiate tante cose. Quindi penso che per me questa sia la parola più importante. Ottimo, adesso abbiamo una bella lista. All'improvviso tutti si voltano verso Natsuki. Beh, che c'è? Vi siete presi tutto il gesso? Non guardatemi così, dai! Bastava chiedere. Monica porge il suo gesto a Natsuki. Quest'ultima scrive la parola autostima. Oh, mi ha fregato. Non so ancora a che punto sono arrivata, ma almeno sento che le cose sono sulla strada giusta. Ecco, questo è il mio contributo. Tutte insieme guardano le parole scritte sulla lavagna. Ma questo non era un club letterario. Ma lo è, ne parliamo comunque un sacco. Parliamo di amicizia e letteratura. Già, hai ragione. Parliamo di amicizia e letteratura. Anche Natsuki e Yuri annuiscono dolcemente. Ehi, scattiamo una foto insieme. Oh, non l'abbiamo mai fatto, giusto? Ehi, hai ragione. Dopo ricordati di mandarmela. Aspettate, posso sistemarmi i capelli prima? Oh, stai bene così. Hai i capelli più belli di tutte. E Sayori arrivò e disse: hai anche le tette più grandi di tutte. Avvicinatevi di più, se no non entrate nella foto. Ok. Ok, siamo tutte pronte. E clic. Oh, fammela vedere.
Dai, voglio vedere la fotografia. Sono proprio contenta che abbiamo parlato. È facile dimenticarsi quante cose abbiamo fatto noi quattro sole. Già, in questo momento ho tanti pensieri felici. Mi sta venendo l'ispirazione per una bella poesia. Sai che è venuta anche a me? Voglio proprio scrivere qualcosa. Anche io. Penso di volerlo fare anche io. Natsuki, mi fissate tutte di nuovo. Scriverò anche io, ma non è detto che poi voglia farvela leggere. Nessun problema. I quattro membri del club letterario si allontanano e tornano ai loro banchi, prendendo ciascuna una penna. Natsuki e Yuri si lanciano un'occhiata fugace, poi cominciano immediatamente a scrivere. Sayori si stiracchia e poi le imita. Monica invece rimane a picchiettare la penna sul foglio, non sapendo bene da dove cominciare. Che cacchio scrivo? Muovi la mano. Monica sussurra tra sé. La scrittura è la via per il tuo cuore. Con la mente piena di pensieri, ricordi e ispirazione, Monica supera le barriere mentali e inizia a scrivere. Non ha importanza cosa, solo che è una cosa nuova. Tan tan tan. È finita. No, è finita! Ho i brividi perché ho comunque i brividi. Ma mi aspettavo almeno un'immagine. Penso che la fotografia che hanno fatto sarà una delle immagini che si saranno sbloccate. Ma pensavo almeno di vederla. Oh, ti dirò che comunque sono molto profondi. Questi capitoli secondari sono davvero molto profondi e ti lasciano qualcosa a modo loro, ti lasciano davvero qualcosa, ti fanno approfondire anche i personaggi in modi che magari uno non si aspettava, ma è bello perché tu sai della depressione di Sayori, sai che Yuri ha difficoltà, sai che Natsuki è Natsuki, però in questi capitoli secondari ti hanno fatto approfondire ogni aspetto di ogni singolo personaggio. Non hai seguito una route per dire, per conoscere solo meglio uno di loro tre, ma hai seguito veramente tutto un percorso di crescita di tutte quante, ed è stato secondo me un ottimo spunto veramente per capire tutto quanto, ma soprattutto anche le mail che ci sono arrivate grazie ai capitoli secondari hanno aperto un po' una strada per un possibile capitolo secondario. Io, come ho già detto, non supporto traduzione dei fan, non vedo l'ora effettivamente di vedere cosa verrà dopo Doki Doki, perché secondo me non sarà più una visual novel. Sarà... Grazie caro giocatore per aver completato la nostra storia di amicizia e letteratura. Secondo me quello che verrà dopo sarà qualcosa creato con amore da Team Salvato. Sarà qualcosa di completamente diverso. Non sarà una visual novel per... Oh, che bella. Ma che belline. Però più che altro non abbiamo sentito la versione di della canzone di Monica. Vediamo. Allora, c'è qualcosa che non mi torna. Perché io pensavo che la poesia che avremmo sbloccato sarebbe stata una poesia sbloccata adesso. Ma, a quanto pare... Allora, ringraziamento di Dan Salvato. Poi, il messaggio finale di Monica. E ci siamo. Tutte le Sayori, tutte Natsuki... Tutte Monica, ci manca tutto Yuri. Ma noi la route di Yuri l'abbiamo fatta. Perché allora mi manca una poesia di Yuri? Oh no, la foto fatta bene e una foto con le facce buffe. E mi manca ancora un'immagine. Che nervoso, voglio tutto. Quanto siamo? 92%, ci manca l'8% ancora. Beh, con un finale pieno di sorrisi e facce buffe, io direi che con questo abbiamo completato nuovamente e totalmente Doki Doki Literature Club Plus. È stato veramente bello poterlo rigiocare.
sia la parte comunque di storia principale, quindi il gioco base, che bene o male già conosci, ma questa volta l'abbiamo fatto veramente molto molto più approfondito per ottenere tutti e due i finali, quello buono, virgolette, e quello normale, ma è stato bello anche completare i capitoli secondari che a modo loro, secondo me, hanno dato anch'essi qualcosa di più a questo gioco. Io, come ho detto, non vedo l'ora di vedere cosa verrà dopo Doki Doki, perché secondo me dopo tutto questo ci dovrà essere qualcosa di diverso. Non che lo voglia, perché qualora facessero un'altra visual novel non più incentrata sul club letterario, ma magari sull'MV, magari su Project Libitina, qualunque sia il loro contesto, io non vedo l'ora di vedere cosa sarà. Quindi, signori, io vi ringrazio per aver seguito anche questa serie. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova serie. Grazie a tutti, se volete dirmi qualcosa sempre qui nei commenti, e ci vediamo alla prossima serie. Ciao!